Tutti amici di extremehardware.com, ben ritrovati ad un video unboxing. Procediamo con i prodotti ricevuti da Asus della linea serie TUF Gaming con le H5. Un headset da gaming che nel caso specifico è da noi ricevuto sono le H5 con soundcard USB esterna che andrà a emulare un suono 7.1 surround. In commercio sono disponibili anche le TUF Gaming H5 Lite che sono in stereo, esclusivamente con uscita 3,5 mm e priva appunto della scheda audio esterna USB. Partendo dalla confezione, classica confezione di cartone di medie dimensioni, classica grafica in stile TUF Gaming di Asus. Troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, la USB soundcard abbinata e inclusa nel bundle, le varie informazioni del modello e il logo della TUF Gaming. Un logo che ci ricorda la compatibilità con la PlayStation 4. Entra nel retro confezione ulteriori immagini illustrative con le caratteristiche principali del modello. Ovviamente riportata anche la compatibilità con console, smartphone, tablet, computer e quant'altro, dotato sia di un ingresso 3,5 mm jack sia USB per quanto riguarda i computer, e quindi ci permetterà di emulare, come dicevamo prima, il suono 7.1 surround. All'interno della confezione troveremo, come sempre, una Quick Start Guide, una Warranty Guide, un microfono con connettore da 3,5 mm, un inserto in spugna per ridurre al minimo i frusci e i rumori esterni durante la comunicazione in chat vocale. Se riusciamo a vedere, il microfono è dotato anche di un piccolo spacco laterale che ci permetterà di inserirlo in modo obbligato all'interno del relativo ingresso presente sulle cuffie. A seguire troviamo un cavo adattatore, sempre jack 3,5 mm, con connettori placcati oro. Ancora la USB soundcard 7.1 che andrà a emulare il suono 7.1 surround di tipo USB. Nella parte superiore troviamo l'ingresso per connettere il jack del cavo 3,5 mm integrato nelle cuffie alla USB soundcard, e poi questo andrà collegato al computer per abilitare il 7.1 surround. Infine troviamo le cuffie stesse che sono le TUF Gaming H5. Il cavo si è leggermente intrecciato, ok. Passiamo a dare uno sguardo più da vicino alle cuffie. Come possiamo vedere, Asus con le H5 ha scelto una colorazione totalmente di colore nero con qualche inserto di colore giallo che contrasta perfettamente questa colorazione nera. Sono delle cuffie abbastanza semplici a livello di design, qualche piccolo dettaglio come possiamo vedere presente nei padiglioni esterni di plastica, la struttura è completamente in plastica. Nella parte superiore possiamo osservare la scritta TUF Gaming su un headband con un inserto in metallo. Nella parte interna troviamo una buona imbottitura, possibilità di regolare le cuffie, come possiamo osservare. I padiglioni sono tiltabili e un minimo e ruotabili per calzare meglio le cuffie sulla testa di ogni persona. Come dicevamo, nella parte esterna del padiglione troviamo il logo della TUF Gaming. Nel lato di sinistra troviamo anche l'ingresso per il microfono, che ci permetterà quindi di sfruttare o quello incluso nel bundle o eventualmente utilizzare un microfono esterno USB o XLR nel caso streamaste e quindi non volesse utilizzare il microfono incluso con le cuffie. Come possiamo osservare, il cavo rivestito in intreccio di tessuto integrato nelle cuffie non è removibile. Troviamo anche un controller che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono, regolare il volume. Sempre troviamo anche una clip pratica per fissare il controller eventualmente ad una maglietta, una felpa e così via. Torniamo velocemente ai padiglioni. Nella parte interna possiamo osservare una buona imbottitura con un rivestimento in similpelle. All'interno troviamo dei driver da 50 mm che sono degli Asus Essence, come abbiamo visto anche con le Asus Delta oppure con la serie Strix Fusion. Per quanto riguarda le cuffie, non c'è altro da dire. Il cavo
cavo, come dicevamo, rivestito in treccia di tessuto, e il connettore terminale del cavo integrato è un 3,5 mm placcato oro. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.xtremehardware.com, dove troverete ovviamente la recensione con ulteriori immagini dettagliate, i nostri test, approfondimenti e le nostre conclusioni circa questo headset da gaming stereo virtualizzato 7.1 grazie alla USB sound card. Con questo è tutto, vi rimandiamo nuovamente alla recensione scritta sul nostro sito. Un saluto allo staff.